Sono in carcere i 5 rapinatori che hanno svaligiato la prestigiosa gioielleria Sottil di Porto Gruaro il 4 marzo scorso. Sono accusati di rapina a mano armata e di sequestro di persona. I carabinieri del nucleo investigativo del Comando Provinciale di Venezia hanno eseguito 5 ordinanze di custodia cautelare. Per Cataldo Vozza di Taranto, 55 anni, la mente della banda. Per Paolo Vuto di Taranto, di 31 anni, Massimo Donofrio di Napoli, di 30 anni, ed Enrico Grassi di Lecce, 23 anni. I tre che hanno fatto irruzione armati di pistola nella gioielleria. E infine Pasquale Pulpito, anche quest'ultimo di Taranto di 40 anni, che ha fatto da palo. Si tratta di professionisti con precedenti specifici, con all'attivo altre rapine messe a segno sotto la minaccia di armi da fuoco, sempre portate a compimento senza spargimento di sangue. Così nel marzo scorso, quando i tre rapinatori hanno neutralizzato i titolari della gioielleria e il loro figlio, legando loro i polsi e chiudendoli nel retro del negozio. 250.000 euro il bottino, che non è stato più ritrovato. Ma il colpo era stato assolutamente studiato nei minimi dettagli, con numerosi sopralluoghi nei giorni precedenti e ovviamente lo stesso giorno. Una cosa singolare che ci ha molto colpito è che la mente del gruppo, il Vozza Cataldo, insieme al suo braccio destro, Pulpito, aspettavano di fronte alla gioielleria Sottil nel bar Roma, seduti tranquillamente a un tavolino bevendo un caffè, ma di fatto telecomandando, lasciatemi passare il termine, il Grassi, che poi era tramite un auricolare colui che guidava i tre che materialmente armati di pistola hanno fatto l'ingresso all'interno della gioielleria.